Bella a tutti ragazzi, bentornati sempre qui su B-Square Gaming, è Natale e ho deciso di fare questa registrazione, questo gioco che è insomma abbastanza vecchio, circa mi sembra, vado a memoria, quindi potrei sbagliarmi, 2009. Va bene, ma avete chiesto tutti che tipo di giochi faremo, quali saranno le prossime serie, io ho risposto a tutti, saranno vecchi giochi e questo è uno dei vecchi giochi che andremo a trattare. L'ho giocato e finito anni fa, quindi insomma cercheremo vi salverò tutta la parte di farming magari. Questa sarà una serie che insomma durerà un po', nel senso che non credo di finirla a breve e credo di soprattutto in questo periodo che siamo un po' incasinati, uscirà un video a giorno e ve lo alternerò, quindi magari all'inizio vi metterò un po' di cose e poi magari rallento la programmazione. Vi chiedo scusa perché è in inglese, cercherò di mettere più avanti i sottotitoli in inglese. Voi direte perché è in inglese, perché avevo preso la Definitive Collection anni dopo che ci avevo giocato, che non avevo più il gioco, era un gioco che mi aveva prestato Andrew. E quindi la Definitive Collection con tutti i DLC l'ho trovata solo in inglese. Mi dispiace ragazzi, vedrete che insomma non è come il 3, la storia è un po' meno densa, quindi non in poche parole potete, cioè si può vedere benissimo in inglese senza tante fatiche. Però quello che mi chiedo io è come mai vi lamentate tanto di un titolo in inglese quando in effetti a volte vi vedo giocare a GTA che è in inglese con sottotitoli in italiano, però in inglese. Quindi nel caso vi tradurrò io, vi aiuterò, quindi mi raccomando guys, belli connessi. E ora state a sentire la storia. War. War never changes. Le guerre non cambiano mai. Consumed the earth, those who survived did so in great underground vaults. Quelli che sono their inhabitants set out across the ruins of the old world to build new societies, establishing villages, forming tribes. As decades passed, what had been the American Southwest united beneath the flag of the new California Republic, dedicated to old world values of democracy and the rule of law. As the Republic grew, so did its needs. Scouts spread east, seeking territory and wealth in the dry and merciless expanse of the Mojave Desert. They returned with tales of a city untouched by the warheads that had scorched the rest of the world, and a great wall spanning the Colorado River. The NCR mobilized its army and sent it east to occupy Hoover Dam and restore it to working condition. But across the Colorado, another society had arisen under a different flag. A vast army of slaves forged from the conquest of 86 tribes, Caesar's Legion. 4 years have passed since the Republic held the dam, just barely, against the Legion's onslaught. The Legion did not retreat. Across the river, it gathers strength. Campfires burn, training drums beat. Through it all, the New Vegas Strip has stayed open for business, under the control of its mysterious overseer, Mr. House, and his army of rehabilitated tribals and police robots. You are a courier, hired by the Mojave Express to deliver a package to the New Vegas Strip. What seemed like a simple delivery job has taken a turn for the worse. You got what you were after. So pay up. You're crying in the rain, Pally. Guess who's waking up over here? Time to cash out. Will you get it over with? Maybe cons kill people without looking them in the face. But I ain't a fink. Dig? You've made your last delivery, kid.
Sorry you got twisted up in this scene. From where you're kneeling must seem like an 18-carat run of bad luck. Truth is, the game was rigged from the start. Allora ragazzi, ve lo traduco. Guerra nucleare, chi è sopravvissuto è sopravvissuto grazie a questi volte, che sono altro non sono che specie di bunker sottoterra. Quando sono usciti dopo il fallout, appunto il fallout è tutta la polvere che c'è dopo un disastro nucleare, si sono divise in varie civiltà. È nata la Repubblica della Nuova California, che si ispira ai vecchi principi degli Stati Uniti, e la Legione di Cesare. Questi qui praticamente hanno puntato nella Overdam, che se altro non è la per ragioni, diciamo, tra virgolette, energetiche, e si fanno guerra da tempo. Noi siamo un corriere della Mojave Express e il tizio ci ha detto, hai fatto l'ultima consegna, e ci ha sparato. Cold a couple of days now. Why don't you just relax a second? Get your bearings. Let's see what the damage is. Okay. How about your name? Can you tell me your name? Okay. No, direi che facciamo Fra. Anzi, aspetta, tazza. Maiuscola. Direi che possiamo chiamarlo come noi. Adesso c'è la parte della creazione del personaggio. Adesso metto anche i sottotitoli, perché se no magari avete difficoltà. Anch'io a volte ho difficoltà, non vi preoccupate. Aspetta, facciamo settings, display, di solito così. Dialogue subtitles, ok. E quindi direi che dovrebbero esserci tutti. Ragazzi, allora, questo era un titolo che all'epoca, nonostante fosse molto meno bello del 3, mi colpì tanto per l'ambientazione. I'm Doc Mitchell. Welcome to Good Springs. Now, I hope you don't mind, but I had to go rooting around there in your noggin to pull all the bits of lead out. I take pride in my needlework, but you'd better tell me if I left anything out of place. How'd I do? Il famoso Pip-Boy. Allora, però io ho detto di mettermi sti minchia di subtitles. Forse la crosshair che ho messo. Oh, avevo sbagliato. A volte capita, ragazzi. Allora, io, come sapete, femmina. Tra l'altro il mio personaggio era più o meno così, però stavolta la farò afroamericana. No, vediamo un po' come salta fuori. Tutte veramente brutte, se devo essere sincero. Va bene, dai, facciamo questa. Customize. Se no preset, vediamo un po'. Anche se una pettinatura anni 50 ci potrebbe stare, eh. Quindi vediamo un po', no, però è più carina forse così. Customize, shape, general, have a light on, for, chi se ne frega, eyes, vabbè, nose, no, così direi che... Ok. Boh. Ma sì, dai. Va bene così. Vediamo un po'. Dark blu, ok, a posto così. Ah, posso farla anche vecchia. Milf. No, vabbè, ragazzi, la facciamo bella giovane. Bella fresca. Va bene, allora. Hairstyle. Facciamo questa pettinatura. Oppure domestic. Dai, questa qui. No, no sense. Ok, a posto così.
color, va bene così. Done. Are you sure? Beh, no, non sono per niente sicuro, ma chi se ne, tanto ci vedremo pochissime volte. Stuff that mattered. Okay. No sense keeping you in bed anymore. Sì, però, cioè, oh, me li vuoi mettere questi minchia di sottotitoli? Minchia, ragazzi, la console mi sta facendo già incazzare. Vabbè, insomma, ci sta curando, ha detto che ci ha da 2 giorni. Dai, ci proviamo. Take it slow now. It ain't a race. Ok, non è una corsa. Va bene. Go ahead and give the vigor tester a try. Dai. Right quick if you got back all your faculties. Che poi è bello perché le scritte sono in italiano, non ho capito come mai, però. Io qui francamente non. Merda. Ho sbagliato. Percezione. Stamina. Carisma. Intelligenza, porca miseria, devo fare tutto intelligenza. Fortuna. Allora, questo in verità. Allora, facciamo così. Cerchiamo di portare su tutto. Allora, intelligenza facciamo. Ah, proprio. Facciamo così. 6. A posto, oh, vabbè ragazzi, tanto non ci indovinate mai perché se, cioè dovrebbe servire tutto, anche il carisma in verità, porca vacca. Facciamo un 6 al carisma. Il carisma vi serve per quando parlate con la gente, quindi facciamo così, 6, 7, 7. A posto, 7, 7, ok. A posto. Yeah, that's a pretty standard score there, but after what you've been through, I'd say that's great news. Well, but that don't mean them bullets didn't leave you nuttered and a bighorn a dropping. What do you say you take a seat in my couch and we go through a couple of questions? See if you're done. Okay. Ah, sit down, living room, okay. Arrivo. Che palle questa parte. Siediti. Ok. All right. I'm gonna say war. I want you to say the first thing that comes to mind. Dog. Io faccio feed. House. Night. Ok, dream. Bandit. Stab. Light. Heavy. Mother. Tanella, non c'è. Okay, now I got a few statements. I want you to tell me how much they sound like something you'd say. Okay. First one. Conflict just ain't in my nature. Strong and ugly. I ain't given to relying on others for support. Strong and ugly. I'm always fixing to be the center of attention. Me ne frega proprio un cazzo. I'm slow to embrace new ideas. Strong ugly. I charge in to deal with my problems head on. Strong ugly. Almost done here. What do you say you have a look at this? Tell me what you see. Cosa ci vediamo? Voi cosa ci vedete, ragazzi? Ognuno ci vede un po' quel cazzo che gli pare. Io farei a chemical reaction. Okay. What about this one? Vediamo un po'. I see a priceless work of art. Last one. Sì, poi la smetti anche di rompermi i coglioni, ok. Allora, cosa vedo? 2 che si danno tipo il 5. Well, that's all she wrote.
don't have nothing to compare it to, so maybe you'd better just have a look at the results. See if it all seems right to you. Ok. Ragazzi, in verità servono un po' tutte, quindi io... Science, survival, anche questo sarebbe utile. Vabbè, dai ragazzi, per il momento ci pigliamo questa roba qui, poi lo ottimizziamo strada facendo il personaggio. Before I turn you loose, I need one more thing from you. I got a form for you to fill out so I can get a sense of your medical history. Vabbè, ci dice... It's a formality. Ain't like I expect to find you got a family history of getting shot in the head. Due tratti, ok. Four eyes. While hearing any... You have one... Ok. Heavy handed. Kamikaze, no. Loose cannon, small frame, no. Trigger discipline, while... Not for, built to destroy. Four eyes. Facciamo così. Adesso. That about does it. Come with me, I'll see you out. Va bene, dai. Adesso smettila di romperci i coglioni. Andiamo fuori. Non mi ricordo più come si fa a saltare, però insomma, adesso ce la faremo, ragazzi. Io non so se questa idea vi possa piacere, mi raccomando, giù coi like, se non vi piace magari ci metterò tipo 20 anni a farla. These are yours. Was all you had on you when you was brought in. I hope you don't mind, but I gave the note a look. I thought it might help me find a next of kin. But it was just something about a platinum chip. Well, if you're heading back out there, you ought to have this. They call it a Pip-Boy. I grew up in one of them vaults they made before the war. We all got one. Ain't much use to me now, but you might want such a thing after what you've been through. I know what it's like having something taken from you. And put this on too, so the locals don't pick on you for lacking modesty. It was my wife's. I think she was about your size, and she hardly wore it after we left the vault. Felt it was too brazen. Okay, thanks for patching me up, Doc. You shouldn't have gone from my stuff. What do I do now? Bella domanda. Che cosa facciamo adesso? You leave town. She can help you learn to fend for yourself in the desert. She'll likely be at the saloon. Okay, quindi al salone. The saloon might be able to help you out too. And the metal fella, Victor, who pulled you out of your grave. Anyway, you ever get hurt out there, you come right back. I'll fix you up. But try not to get killed anymore. Ok. Allora, hardcore mode. No. Non ci penso nemmeno. Perché, ragazzi, l'hardcore vi ricordo che se morite dovete ripartire da capo. Quindi eviterei. Io so che Joe è un hardcore gamer. Quindi lui ci si tufferebbe piatto ricco e micificco. Io non sono fatto così, ragazzi, quindi ci becchiamo in modalità normale, anche perché, visti i miei fallimenti, durerebbero 5 secondi. A me non resta che darvi, sinceramente, appuntamento al prossimo video, anche se mi rendo conto che è stato un video un po' così, solo di creazione del personaggio. Se volete mi faccio già uccidere, tipo così. Next up. Come morire già. Come morire male, ragazzi. Aspettate, ragazzi, che mi devo ricordare come si fa a correre. Danger. Scusate, ma volevo già fallire, così è tipo mi ha fatto. Comunque vi faccio notare che ogni volta che morite in una maniera incredibile.
Io vi ricordo che questo è il Volt, la moglie, lui vi ha detto che questa è la tuta che è di sua moglie. A me non resta che darvi appuntamento al prossimo video, mi raccomando, il primo video ho parlato poco, però le spollicciate fanno sempre più che piacere, quindi mi raccomando, aiutatemi a crescere come canale e alla prossima, ciao belli!